Pronti? Sì. Corsetta. Vai. Bene ragazzi, oggi si fa un po' di ginnastica. Ma tu non sei un insegnante di ginnastica, sei un insegnante di religione. E infatti oggi facciamo la... ginnastica dell'Omessa! Quando preghiamo, non ci rivolgiamo al Signore soltanto con le nostre parole o con i nostri sentimenti. In realtà anche il nostro corpo ha un ruolo importante. E durante la messa sono tante le posizioni che il nostro corpo prende, i gesti che noi facciamo e che hanno un significato. La genuflessione è il movimento che noi facciamo quando entriamo in chiesa e quando passiamo davanti al tabernacolo, cioè al luogo dove c'è la presenza di Gesù. Si fa appoggiando il ginocchio destro per terra ed è un segno di rispetto e di saluto nei confronti del Signore, perché stiamo entrando nella sua casa. La posizione seduta è quella, diciamo, più comoda, più confortevole, è quella adatta all'ascolto. E infatti noi ci mettiamo seduti per ascoltare la parola e per ascoltare l'omelia, cioè la spiegazione, quando il sacerdote spiega quello che il Signore ci vuole dire. La posizione in piedi indica il rispetto, la disponibilità, indica anche il credere a quello che si sta dicendo. Infatti noi siamo in piedi nei momenti importanti della messa, per esempio quando ascoltiamo la parola del Signore che viene proclamata dal sacerdote. La posizione in ginocchio esprime rispetto ed adorazione. Noi ci inginocchiamo solo di fronte a qualcuno che è molto molto importante. Infatti durante la messa ci si mette in ginocchio durante la consacrazione, perché siamo consapevoli che lì c'è Gesù in persona. Oltre alle posizioni ci sono tanti piccoli gesti che noi facciamo durante la messa. Ognuno ha un significato. Battere il petto. Il segno di battere il petto si fa all'inizio della messa, è un segno di pentimento. Il piccolo segno della croce che facciamo prima della proclamazione del Vangelo ha un significato molto bello. Significa che noi desideriamo che la parola di Dio illumini la nostra mente, le nostre parole ed entri nel nostro cuore. C'è qualcos'altro che fa il nostro corpo durante la messa ed è camminare. Camminiamo quando ci mettiamo in fila per andare a fare la comunione, ma anche durante le processioni. Il camminare è segno di un voler compiere un cammino, di voler incontrare Gesù.